Non abbiamo giocato bene, abbiamo giocato bene un tempo. Abbiamo giocato molto bene il primo tempo. Il primo tempo è un tempo che deve finire almeno 1-1, almeno, dico, senza nulla togliere la bravura loro nel trovare quel colpo sul gol, però il primo tempo è un tempo che deve finire almeno 1-1 e probabilmente l'inerzia mentale della partita poi diventa un'altra. Invece purtroppo quando tu profondi il tuo sforzo maggiore nel corso di prima da 5 minuti e mettendo l'avversario praticamente in area non riesci a far gol anche per bravura della loro fase difensiva, perché comunque siamo rimbalzati spesso addosso da loro anche a ridosso della porta, però sicuramente il primo tempo è stato molto positivo. Siamo tornati in campo con la volontà di continuare quello che stavamo facendo e Novara secondo me si è riorganizzato un po' di più e aveva speso anche meno nel primo tempo perché il gol gli ha permesso di fare quel tipo di primo tempo, no? E noi siamo partiti anche bene i primi 6-7 minuti del secondo tempo, poi ci siamo un po' disuniti e a parità di sforzo abbiamo concesso delle situazioni che nel primo tempo non avevamo concesso. Siamo calati un po' in alcune individualità e purtroppo, mentre domenica scorsa eravamo riusciti con i cambi a non cambiare quella che poteva essere la qualità generale, oggi purtroppo non siamo riusciti con i cambi che abbiamo fatto a migliorarci. Quindi secondo me nell'ultima mezz'ora la partita ci è sfuggita un po'. È vero che abbiamo fatto due errori grossi sul secondo e terzo gol, però la sensazione che si potesse pareggiare era un po' svanita. Poi è chiaro che bisogna cercare di non fare questi errori, di restare in partita, perché negli ultimi 7-8 minuti può succedere ancora di tutto. Però era già 10 minuti, un quarto d'ora che avevamo concesso delle ripartenze negli spazi al Novara che non erano buone. Quindi bisogna essere onesti e dire che sicuramente abbiamo fatto delle ottime cose, però anche che per poter fare risultato in trasferta in questa categoria, in questo momento, bisogna essere più bravi. Più bravi vuol dire essere più bravi quando si arriva dall'altra parte sotto porta e commettere qualche errore in meno dietro, ma gli errori dietro oggi li possiamo contare più negli ultimi quarto d'ora, cioè, nel senso che il gol loro è stato un colpo da biliardo e c'è poco da dire alla squadra. Abbiamo concesso poco per un'ora e dopo, quando tu poi sei sempre sotto e cerchi di alzare il baricentro, di buttarti in avanti per cercare il risultato, qualche contropiede in più lo concedi, ma è abbastanza logico. In quelle due o tre situazioni il portiere ha parato bene, però non avevamo più tanta energia nel finale rispetto magari ad altre situazioni. No, abbiamo speso tanto primo tempo ed è un primo tempo che non deve finire 1-0 per loro. Ma ci poteva fare qualcosa di più su quel tiro eravamo in uscita, abbiamo perso palla male Sì, lì. Non voleva fuori il palo, però. sicuramente abbiamo perso il palla male, è un tiro uscire, una traiettoria stranissima, onestamente. E poi davanti tante azioni, tanta mole di gioco nel primo tempo, Sì, ma i tiri in porta. si è rimbalzati addosso perché abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Moleri e bisogna far gol, abbiamo tirato addosso a loro, tante palle in area, tante palle messe in mezzo, tanti intercetti. Abbiamo visto tutti, insomma, cioè non l'ho visto solo io. Cioè non è che c'erano delle situazioni che dire lì dovevi essere più bravo. Cioè è una partita che non, quando ti parte che loro vanno, parlo del primo tempo, quando parte la partita che loro vanno avanti così senza neanche far sforzo, li metti nella condizione di fare la partita ideale, perché Novara è una squadra che si sa abbassare bene, sa occupare bene gli spazi in metà campo, e un conto è se lo fa sullo 0-0 contro il Monza, un conto è se lo fa sull'1-0 per loro contro di te. Però ciò nonostante, onestamente, il primo tempo abbiamo fatto anche di più di quello che mi aspettavo, dal punto di vista del gioco. Ci è mancato sicuramente quel guizzo davanti, o quella situazione importante davanti che ci permettesse di riprendere la partita.
Allora siamo poi bilanciati, tutte le azioni che hanno fatto loro nel primo partito di partenza erano una munizione perché evidentemente bisognava tornare. Al di là degli errori individuali sui gol. Sì, non capisco questa, cioè nel senso eravamo sotto di un gol, eravamo in avanti, è normale che ci si sbilancia, cioè voglio dire. Insomma, era una squadra molto brava a ripartire, eravamo d'accordo di fermare il più possibile le loro azioni sul nascere, mi sembra che abbiamo gestito bene i cartellini nel primo tempo. Ciao mister, hai in calcio, hai vinto il campionato qui da noi nel Cusio. Ti sei ripetuto, questa si è vista una squadra che ha delle sicurezze, si vede che avete vinto il campionato, il primo tempo che avete giocato perlomeno alla pari, concordo totalmente con la lettura della partita. È un po' più che alla pari, dai. Sì, ma questo è il primo tempo del Novara nel primo tempo, soprattutto sugli esterni, sia a sinistra che a destra, soprattutto a sinistra avete sfondato. Sì, Dan ha fatto delle ottime cose il primo tempo. Però anche lì non siamo riusciti a trovare l'imbeccata giusta, anche con Procopio che si è sovrapposto bene, abbiamo messo palle in mezzo, anche giudici di là però ha messo diversi palloni, cioè gli esterni oggi ha lavorato bene per un'ora, poi aveva speso anche tanto. Io volevo chiederle proprio se il fatto di non aver raccolto, comunque il fatto di aver vinto con una grande per la categoria come il nome, come la Pubercelli, e presentarsi qui a Novara e fare un primo tempo di questo tipo, è comunque un bel biglietto da visita per il campionato, per quanto riguarda. Ma sicuramente noi dobbiamo cogliere quello che è di positivo uscito, perché venivamo da una trasferta dove non avevamo neanche praticamente giocato, e invece oggi abbiamo avuto un approccio secondo me diverso, e nonostante il gol preso non ci ha minimamente scalfito dal punto di vista mentale, quella è sicuramente una cosa importante. Dispiace per il risultato onestamente, perché appesantisce un po' la giornata. Perché secondo me è una partita che probabilmente è finire 1-0, cioè perché tu ti sei un po' spento, hai perso magari smalto, loro hanno avuto un paio di palle a metà secondo tempo per chiudere, non sono riusciti, e poi la partita onestamente doveva andare via così, abbiamo fatto due ingenuità sul secondo e terzo gol. Sul terzo è pure il portiere, che ingenuità. Sì, è sempre un giocatore della squadra. Non si butta la croce addosso a nessuno, però insomma gli errori sul terzo e sul secondo sono stati evidenti. Due trasferte, 6 gol subiti. Sì, vabbè, ma sono i punti che contano, non i gol subiti. Perdevamo 1-0 oggi, non è che era tanto. Cioè, se vogliamo guardare l'aspetto del miglioramento, c'è stato anche a parità di gol subiti. Se vogliamo dire che questo non basta per far punti in trasferta su questi campi, in questa categoria, sono pienamente d'accordo, però onestamente non abbiamo trovato l'Arezzo oggi, abbiamo trovato una squadra che si poteva anche portare via punti, cioè il risultato non è fedele ai valori, è fedele al fatto che loro quando hanno dovuto punire ti hanno punito e te hai giocato e hai tirato a vuoto, questo è sicuro, però onestamente questa non la ritengo una partita proibitiva, perché una partita che si doveva e si poteva con un briciolo in più di fortuna nel primo tempo e con non quelle due ingenuità finali che hanno chiuso la partita in anticipo, doveva portare via almeno un punto.